Ciao ragazzi, oggi andiamo al cinema a vedere Lego Movie 2. E per prepararci ragazzi ci siamo costruiti la casa dei sogni di Emmet. Si apre. Qua c'è la cucina, qua la soffitta e qua c'è il salotto. Questa casa, non sappiamo bene come, si trasforma pure e diventa un razzo di soccorso. Ma come si trasforma? Lo andiamo adesso a vedere al cinema. Vai, andiamo. È meraviglioso. Eccoci qua. Buongiorno. Salve Cyborg. Devi smettere di fingere che tutto sia meraviglioso. Non lo è. Oh no. Oh oh. Ciao. Corri. Ah. Oh. Oh. Nicolò, ti è piaciuto il film allora? È meraviglioso. Ma non finisce qui perché... Nicolò cerca sotto la poltrona. Cerca sotto la poltrona, Nicolò. Il film continua. Cosa hai trovato? Un pacco. Un pacco sotto la poltrona. Nicolò, è per te. E dentro troviamo il buggy Fuggi Fuggi di Emmet e Lucy. Wow, Luca ha messo la freccia e ha detto a tutti dove andava. Ma non c'era solo questo set. Continua. Dietro qua B13. Andiamo a cercarlo. Andiamo a cercare. E D-C-B. Vai! 13! Vai! Sì, c'è un altro pacco! Davide! Davide? È per me questo? Wow, è gigante! Aiutami a prenderlo! L'informazione anche qua! Ah, c'è anche qua un indizio, ma io prima sono molto curioso! Aiutami! È il party bus pop-up! Sì! Facciamo festa! Guarda un Nikiti, che bella! È spettacolare! Guarda, ma anche una roba volante! Guarda cosa c'è anche! Il mattoncino luminoso! E il prossimo indizio dice G6! E... F-G! Vai! G6? Hai trovato qualcosa? Sì! Matilde! E Rosa sarà super contenta! Questo glielo portiamo a lei? Sì! Vai! C'è un indizio anche qua! Allora possiamo continuare! Continua al D5! A, B, C, D! E nella quarta riga! Andiamo! A, B, C, C e D! 5! Ci siamo! Vai! Sotto! C'è qualcosa? Ale, per la mamma! È lunghissimo! E c'è un altro indizio! Dove continuiamo adesso? 12 e 12 e 12 e 12. Vai! Trovato qualcosa? Sì! Famiglia GBR, questo per tutti! E allora lo apriamo tutti insieme. E l'indizio cosa ci dice? Continua a casa GBR. Salutiamo il cinema. Ciao cinema! E andiamo a casa! Com'è andato il film? È meraviglioso! Era meraviglioso, Ale, sì! Veramente? Sì, non c'era solo il film, ma anche delle sorprese per voi. Ma tutto questo pacco per Matti? Sì, è per Matti ed è rosa. E questo per me? Vai Matti, apriamo. Oh, c'è Matt! Sì, guarda, in versione Duplo. Sono i visitatori alieni dal pianeta Duplo. Ciao, veniamo dal pianeta Duplo, siamo qui per distruggervi. Così finiva il primo film. Arrivano, eccole qua. Io però non ho ancora aperto adesso. Ma Ale, uno alla volta. Comunque Nicolò, anche noi dobbiamo aprire, giusto? Sì. Ah, anche per voi c'era? Certo. Ecco dei cattivoni Duplo. Ma quanti pezzi. Che bella. È deliziosa. Che carina che è Duplo. È meravigliosa. Ciao, io sono Emmet e vado sulla macchina. Ciao, speciale. Anzi, quello speciale. Questi sono i set che abbiamo trovato noi, Ale. Ma dai. Il buggy Fuggi Fuggi di Nicolò e il party bus pop-up, guardate qua, si apre tutto e diventa una discoteca. Ma c'era tutto questo nel film? Sì! La riconosci, Mati? Chi è questa? È un Nikiti, sì! Wow, con gli occhiali da dance! Apro anch'io! Vai, Ale! Cosa vediamo? C'è? Wow! È l'astronave sorellare di Dolce Squanquasso! Oh, bellissima! Ci sono anche queste cose dolci? Occhio che esplodono! No! Questa esplode e sta qua convince! Guarda, Ale! Lancia degli sticker! Sì! Voglio troppo vedere! Noi abbiamo già fatto un alieno del pianeta Duplo. Guarda quanti occhietti, Mati, che ci sbirciano. Si possono costruire un sacco di mostri. Io faccio un giro di scatola. Sì, ci mancava, giusto. Vai col ditone, vai con i sacchetti. Sticker. Gli sticker.
veniamo dal pianeta Duplo e siamo qui per di tutte qui. Ah, è proprio lui! Ah, guardate! Ma questo primo mostriciattolo è quasi pronto! Vedo un occhione! Che è il primo mostriciattolo! Ah, ora mancano solo i tentacoli. Come vati? Bene. È bello, mostriccioso. Ma il mostro si è ricordato che manca ancora un pacchetto. È vero, ma ti tira fuori. Per tutti. È quello per tutti. GBL. Sì, Mati, è il nostro. Apertura assieme, vai. È il set Lego Movie Maker. No. Possiamo, sì, scaricare l'applicazione e fare i nostri film. Vediamo, ci sono gli scenari. C'è anche quello che voglio. Sì, c'è anche quello che voglio. C'è lo scenario di Apocalypse Burg. Che hai visto, Mati? È un Ikitty. Si costruisce, si scarica, si gira il film, si condivide. Ma iniziamo costruendo. Beh. E allora costruiamo e acceleriamo. Ed ecco che arriva super molleggiato il buggy Fuggi Fuggi di Emmett e Lucy. È stata costruita recuperando i rottami che c'erano da Apocalypse Burg. È vero, sono stato io. E questi scarichi colorati, secondo voi di chi sono? E Lucy ha anche messo questo super motore. Ma quando per scappare la velocità non è abbastanza, c'è anche il set di un Ikitty, lo attacchi sopra alla super velocità. Proprio come succede nel film. Facendo arrabbiare un Ikitty, o meglio Ultra Catti, scatenano un mega turbo. Proprio così. Il buggy Fuggi Fuggi è super accessoriato. C'è il cofano apribile. Spettacolare. E la stessa roba anche col motore. Vediamo. Aha, guardate cosa nasconde. L'abitacolo è bello spazioso. Chi è che guida nel cartone? Emmett. È vero, e quando guida? Lucy dice: perché segue tutte le nostre mosse? Come fa l'astronave a sapere quello che stiamo facendo? Beh, no. Emmett! Perché stai mettendo la freccia? Nel set c'era anche Barbacciaio. Che qua dentro ci sono gli organi interni. C'è una salsiccia e un osso. Poi c'è Sharkira, uno dei personaggi di Apocalypse Burg, dove tutti sono diventati dei veri duri. Qua c'è una super dinamite. Metti il fuoco. Occhio alla fiamma. Metti un po' di fuoco qua. Un po' qua. Un po' qua. Ah, esploso! Poi il fuoco, se lo togli dalla dinamite, sì, lo metti qua e... come super turbo. E a proposito di esplosioni, nel set ci sono anche Stella e Cuore, che sembrano tanto carini e dolci, ma quando ti salutano cosa fanno? Esplodono. Andiamo a vedere da dove arrivano. E apriamo il set del generale Sconquasso. Non preoccupatevi ragazzi, vi prenderò dopo. Ora vi mostro la mia super astronave sorellare. E aprendo il portellone fucsia, all'interno abbiamo il generale Sconquasso pronto a pilotare la sua astronave. Ma che carine le alette stelline. Sono adorabili. E anche regolabili sia in altezza, vai, che lateralmente. Wow. E poi si apre. E all'interno troviamo due stanze speciali. Ah sì, è vero, qui c'è la prigione col seggiolino. Dall'altra parte c'è il porta a stellina cuoricino. Questo qua sembra uno schermo normale. Sì. Però lo apre e tu solo le pistole. Spara stickers. E questo è il mitico sistema sorellare. Cosa succede quando si vede il sistema sorellare? Guarda così. Oh! Ah, grande stupore. E adesso sì che è arrivato il momento di prendervi. Adesso vi lancio una stellina. E ora è arrivato il momento di lanciarvi gli sticker. Ah, ananas. Ah, anguria.
via! E adesso tocca a te, Batman! No, i baffi, no! Però mi stanno bene! Hai ragione, caro, non sei niente male! Wow, quei capelli olografici sono una bomba! Oh, grazie! Ma ti rapisco lo stesso! E dopo aver ringraziato Lego Batman dalla nostra collezione Lego... Grazie, Batman! È il momento di volare verso nuove avventure! Si va al matrimonio della regina quello che voglio! E come dice Disco Kitty, ragazzi, è arrivato il momento di fare festa! Il party bus pop-up si apre! La canzone che ti resta in testa, la canzone che ti resta in testa! A te! E la musica inizia a sentirsi, perché si trasforma in una discoteca! Si apre questo. Sì, qui abbiamo Melody. La palla luminosa. Si aprono i superstari. Già, guarda che casse, qua c'è il DJ. La canzone che ti resta in testa. La canzone che ti resta in testa. E ragazzi, vi resta in testa, ve lo confermiamo. Si apre il palco. Wow. Qua c'è Uli Kitty. Disco Kitty. Con una pista da ballo fantastica che si aggiunge. 3, 2, 1, via. Ma anche la luce. E al tempo stesso la pista da ballo ruota. Basta schiacciare qua, si aziona il mattoncino luminoso e poi basta girare per ottenere questo effetto discoteca. Voglio amico. La canzone che ti resta in testa. La canzone che ti resta in testa. La canzone che ti resta in testa. Te. Si chiude così. Si chiude prima questo. Questo, poi questi due laterali, questo e spettacolo questo. E qui alla guida abbiamo Zebe. E quando si riparte per la prossima festa? Per volare alle ali che si aprono così il meccanismo. È vero, qua sbirciando si vede il meccanismo discoteca. La rotellina. Partiamo per nuove avventure. Lego Movie Maker si possono raccontare nuove storie incredibili nel mondo di The Lego Movie 2. Qua c'è la sedia del regista. È regolabile in base alle dimensioni del vostro smartphone e si può regolare anche in questo modo per inquadrare per bene sulla scena il personaggio. C'è un invasore Duplo. Miau. Ah, mi vuole mangiare. E questa è la versione piccolina di quello gigante che abbiamo visto prima con Mati. E questa è la versione piccolina del Buggy Fuggi Fuggi che abbiamo costruito prima. Le dimensioni sono infatti pensate per andare sulla scena. Qui abbiamo un vero e proprio palcoscenico. I personaggi possono entrare e uscire grazie a questo sistema scorrevole. Dove è andato? Eccolo! Anche le astronavi che si muovono nel cielo, come il Rexplorer di Rex, sono dotate di meccanismo scorrevole, ma le possiamo anche regolare con... C'è uno scontro in atto con queste braccia! Buono contro cattivo! Ah, scappo! Anche l'astronave sorellare in versione piccolina. Quanto pucciosa è, ragazzi? Questa è la versione normale gigante. Questa è la versione piccolina. Ma cosa può fare? Vediamo, Nicolò. Mi ha fatto il giro della morte.
Wow, ma dobbiamo farvi vedere, ragazzi, ancora un personaggio. E per farlo cambiamo la scenografia e vi portiamo, ragazzi, nel sistema sorellare, nel palazzo della regina quello che voglio, che si trasforma sempre, può cambiare espressione ma anche forma. Qua ci vuole una bella foto di gruppo e per farlo utilizziamo l'applicazione Movie Maker. La foto è stata scattata, se spostiamo leggermente la nostra cabina di regia, come vedete si intravede la foto che abbiamo scattato prima in sottofondo, e questo ci aiuta ad avere la scena precedente e scattare quella successiva. Andando avanti poi e confermando, possiamo aggiungere anche degli effetti speciali e sonori. C'è anche l'esplosione, proprio come nel film, ed è pronto per essere visto. Io ho fatto proprio questo qua. Dai, Chemet, che porta il caffè a Lucy. Sembra essere tutto meraviglioso. Poi arriva un'astronave, poi arriva anche Rex rischianto, poi gli invasori, esplosioni. È cambiato scenario, siamo nel sistema sorellare, ma mi sa che alla fine è tutto meraviglioso. Grazie a questi elementi trasparenti è possibile nascondere i personaggi e fare delle foto veramente per... Dove ti sei nascosto, Nicolò? Ah, ti ho visto! Non è vero! È arrivato il momento di scegliere il nostro set Lego Movie preferito. Il tuo, Matti? A me! Questo. Ah, ma sono tantissimi! Me hai indicato? Sì, ha indicato anche te, Nicolò. Ti abbiamo beccato. Qual è il tuo set preferito? Questo. Ah, sono troppi! E il tuo, Ale? È difficilissimo, il Duplo perché è Duplo e io adoro i Duplo. Sono dolcissimi! L'astronave perché comunque l'ho costruita e quindi è la mia costruzione. E poi il set Movie Maker perché è fenomenale, puoi farti le storie, c'è posto per il telefono, i personaggi che calano dall'altro, di fianco, è bellissimo! Sì, piace anche a me, ci sono un sacco di cose. E anche il Party Bus Pop-Up che si accende. La canzone che ti resta in testa, A te! A te! Ma ti ricordi la casa dei sogni di Emmet? Certo, l'abbiamo vista prima di andare al cinema, ma questo che cos'è? Il razzo di Emmet che ha costruito all'inizio per andare a salvare Lucy. È vero, e la casa si è trasformata, o meglio, Nicolò l'ha ricostruita nel razzo di soccorso. Mirini! Ci sono i missili. E questo che cos'è? I razzi. Wow, si muovono pure? Anche il razzo super. Wow! Che all'inizio è così, poi quando parte si abbassa. Partenza! E come dice Emmet? Allacciati le foglie, Pirantina. Andiamo a salvare i russi. Vai! Fateci sapere, ragazzi, nei commenti qual è il vostro set cucù preferito. Se siete stati al cinema a vedere The Lego Movie 2 e se non siete ancora andati, beh, vi consigliamo di vederlo, un film veramente molto molto carino. Ciao. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione, iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Cliccate a me la GBR per non perdere le notifiche. Ciao, ciao.